Segretario, la FIT CISL si è riunita per 3 giorni, il titolo è Open FIT, come mai? Beh, il titolo è tutto il programma, Open FIT, l'organizzazione, la FIT si apre al dibattito, si apre al dialogo perché insieme si cresce, in armonia si cresce, si coltivano nuove idee, si individuano nuove soluzioni ai problemi che le nuove forme del lavoro, ma anche le vecchie, portano. In questi 3 giorni sono stati esaminati tutti i dossier aperti. Quali sono questi dossier? Beh, c'è il dossier di Alitalia che ormai è aperto da una decina di anni, a più riprese si è tentato di risolvere e rilanciare l'azienda, evidentemente tutti gli sforzi messi in campo fino adesso non sono stati sufficienti, quindi partendo dagli errori del passato bisogna individuare le strategie giuste. E dal dibattito alcune proposte sono venute fuori, quindi un piano sicuramente di rilancio e non un salvataggio, sicuramente un gruppo dirigente forte alla guida della nuova Alitalia, motivato, sicuramente un sostegno di carattere legislativo sia sul versante della fiscalità che sul versante delle regole di sistema. Il 21 e il 23 ci sono stati gli scioperi nazionali del trasporto aereo e dei porti, quello del trasporto aereo era per giunta il secondo sciopero nazionale, quindi una situazione critica in più di un settore. Sì, i problemi del trasporto si stanno addensando, c'è sicuramente un problema che riguarda il trasporto aereo nella sua interezza, quindi non solo il problema aziendale di Alitalia. C'è un problema di rinnovo del contratto di lavoro e anche di riorganizzazione del lavoro nell'ambito dei porti. Ci sono delle proposte che non possono essere accettate. I vari dossier si stanno addensando, i problemi si stanno stratificando. Evidentemente questa strategia non è vincente. Uno sciopero fatto per ogni singolo settore evidentemente non basta più. La campagna elettorale si è chiusa, le elezioni si sono svolte. Che cosa chiede la FIT CISL al governo? Beh, la FIT CISL chiede innanzitutto l'apertura di un confronto. Noi ci auguriamo che le campagne elettorali siano finite e quindi che arrivi il momento di confrontarsi con chi a livello istituzionale ha la responsabilità di mettere in campo una serie di scelte. I trasporti sono un settore nevralgico per l'economia del Paese e quindi riteniamo che abbiano una priorità rispetto ad altri settori. Open FIT dunque ha consentito il confronto tra i vari partecipanti provenienti da tutta Italia e da tutti i settori di cui la FIT CISL si occupa. Lo scopo della 3 giorni è innovare, trovare strade non ancora percorse per rispondere alle istanze dei lavoratori. Secondo gli stessi partecipanti a Open FIT, l'aggettivo più rappresentativo dell'evento è coinvolgente. I lavori sono stati arricchiti dal segretario confederale della CISL, Piero Ragazzini, che ha sottolineato l'importanza del sindacato nella società di oggi. La CISL, ha dichiarato, vuole stare ancora di più accanto alle persone. Ragazzini ha anche annunciato alla FIT CISL l'Assemblea Organizzativa Confederale, che si svolgerà dal 9 all'11 luglio a Roma. All'evento erano presenti anche tanti giovani della FIT CISL che hanno partecipato attivamente. Se dovessi descrivere Open FIT con un aggettivo, quale sarebbe? Futuristico. Sfidante. Innovativo. Perché? Perché è stato un momento di aperto e diretto confronto tra i vari delegati sindacali su quelle che sono le opportunità che il mondo della contrattazione ci offre in un immediato futuro. Ho un nuovo modo di lavorare, di ascoltarci, restando sempre tutti insieme all'interno di questa grande categoria. Ma non solo, anche includendo nuovi partner quali possono essere le aziende, le università e tutti coloro che vorranno collaborare a questa nuova sfida di apertura verso il mondo. Le conclusioni di Open FIT sono state tratte dalla segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. Furlan ha ribadito con forza che i trasporti e le infrastrutture sono determinanti per far ripartire il Paese. L'Europa, la connessione
dell'Europa si fa attraverso le grandi opere infrastrutturali. L'essere o no dentro l'Europa passa moltissimo anche attraverso la nostra connessione strutturale e infrastrutturale con il resto dell'Europa.